si arricchisce il patrimonio dell'impiantistica sportiva della città metropolitana di Reggio di Calabria. Presentati questa mattina a Palazzo Alvaro alla presenza del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, del consigliere delegato Giovanni Latella e del dirigente Pino Malzatesta, gli 8 progetti finanziati dalla Metro City in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo su altrettanti impianti sportivi del territorio per complessivi 4,3 milioni di euro. Nello specifico, i progetti riguardano la realizzazione di un'area esterna polivalente presso gli istituti professionali alberghiero turistico e nostro reparto di Villa San Giovanni, 750.000 euro, lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'impianto sportivo a servizio dell'Istituto Scolastico Familiare di Merito di Porto Salvo per 400.000 euro, lavori di realizzazione di una palestra in via Filippo Turati a servizio degli istituti scolastici Rechichi, sede distaccata e renda nel comune di Polistena per 1.300.000 euro. Lavori di recupero e riqualificazione della palestra annessa al centro sportivo Pianeta Viola di Reggio di Calabria per 400.000 euro. Ed ancora lavori di riqualificazione del centro sportivo Mirella Carbone di Reggio Calabria per 250.000 euro, completamento e messa a norma dell'impianto sportivo esistente in Corso Mittica nel comune di Oppido Mamertina a servizio della scuola per 285.000 euro. Lavori di completamento campo di calcio a Natile di Careri per 500.000 euro e infine i lavori di completamento del campo di calcio a Palizzi per 475.000 euro. Di seguito il servizio e le interviste al sindaco facente funzioni Carmelo Versace, al consigliere delegato Giovanni Latella e al dirigente Pino Malzatesta. Sono progetti già esecutivi, quali sono i tempi? Allora, i tempi sono rapidissimi perché abbiamo ricevuto un finanziamento del credito sportivo di 4.360.000 euro con ben 8 interventi che vedranno premiare tutto il territorio metropolitano. 2 di questi interventi saranno nel comune di Reggio Calabria e gli altri 6 saranno dislocati sul territorio metropolitano. E interventi che vanno a migliorare sensibilmente la qualità dell'attività sportiva dei nostri ragazzi, di tutto il mondo dell'associazionismo, del mondo, diciamo, delle comunità, delle federazioni che tanto nel tempo ovviamente hanno richiesto, e quindi intervenire, diciamo, con ingenti risorse in questo momento non soltanto darà respiro alle amministrazioni comunali, ma darà delle risposte concrete a chi per tanto tempo, diciamo, ha dovuto anche lasciare i propri comuni di appartenenza e disputare le proprie gare, ecco, anche fuori dal proprio comprensorio. E quindi non possiamo che ovviamente essere soddisfatti. Un ringraziamento, permettetemelo particolare, va fatto alla nostra struttura amministrativa con in capo l'architetto Mezzatesta, tutti i tecnici che hanno lavorato, ma anche un ringraziamento, permettetemelo di farlo, al credito sportivo che ha sempre dialogato con la città metropolitana in maniera coerente, costante, nei tempi, diciamo, stabiliti dalla norma. E la notizia, ecco, positiva dei 4.300.000 l'abbiamo ricevuta proprio a fine anno, proprio a scadenza di anno, quindi siamo ovviamente contenti oggi di presentare questo programma che vedrà appunto atterrare questi finanziamenti già nelle prossime ore sul nostro territorio. Il consigliere delegato Giovanni Latella, quest'oggi si presentano 8 importanti progetti finanziati dalla città metropolitana insieme al credito sportivo per dare vita a territori attraverso nuove strutture sportive. Prosegue l'investimento da parte della città metropolitana verso la riqualificazione degli impianti sportivi, lo facciamo con 8 nuovi interventi su tutto il territorio metropolitano, grazie anche all'accessione di mutui con credito sportivo. La città metropolitana è a sostegno anche dei comuni che non riescono a poter intervenire per la riqualificazione delle strutture sportive, lo fa la città metropolitana perché vuole consegnare alle società sportive, ai ragazzi, delle strutture idonee, sane e sicure dove poter fare attività sportive. Diciamo che le strutture sportive sono un presidio di legalità, un presidio dove fare sport e dove socializzare. È per questo che la città metropolitana ha questo obiettivo, la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti sul territorio metropolitano. A
l'architetto Mezzatesta quest'oggi a Palazzo Alvaro la presentazione di 8 importanti progetti relativi al mondo dello sport e della scuola per rivitalizzare 8 o dare nuova vita a 8 impianti presenti sul territorio della città metropolitana. Sì, buongiorno. Gli 8 interventi sono per un totale di 4.360.000 fondi della città metropolitana finanziati con credito sportivo, significa zero interessi per l'ente. Sono 8 interventi importanti, quello più imponente è la nuova palestra scolastica a Polistena tra i 2 istituti scolastici esistenti per 1.300.000, come dicevo. Poi abbiamo la riqualificazione dell'impianto sportivo già presente su Villa San Giovanni vicino ai nostri istituti Nostro Repaci ed Alberghiero. Seguono l'impianto sportivo di Merito Portosalvo, la riqualificazione dell'impianto sportivo limitrofo al nostro istituto Familiari per 400.000 euro. Abbiamo poi su Reggio Calabria il completamento del Pianeta Viola, già stiamo intervenendo sul palazzetto, siamo già operativi con un'impresa, completiamo la riqualificazione dei campi, altri 400.000 euro. Successivamente faremo un completamento sul Mirella Carbone o Campo Mauro vicino al planetario Pitagoras, rendendolo disponibile alle società sportive della città. L'altro intervento è importantissimo su Natile di Careri, completiamo un campo sportivo atteso da tantissimi anni dalla comunità e dall'area territoriale di quella zona, ed infine la riqualificazione del campo di calcio di Palizzi. Questi si uniscono ad ulteriori interventi già in atto, che sono il campo polivalente di Molocchio, Caulonia, 5 frondi con 2 palloncini ed altri interventi minori sull'intero territorio metropolitano per circa 7 milioni di euro.